Salve a tutti in questa nuova parte di Un Piece Around the Land con Stefano. Ciao! Scorsa parte abbiamo fatto una parte del circo di Buggy. Sì, infatti, sì, adesso cioè, ogni infatti livello adesso sarà ispirato a zona 3 cattivi, con, sì. Inizieremo con Zoro. E lui, scorsa parte, aveva detto che sono le cascate. Ah, giusto? Ecco, sì. Ma avevi detto che erano le cascate, no? Può essere, sì, aspetta. Sì, a parte che si vedeva nella nella mappa iniziale. Mi pare, sì, non mi ricordo. Infatti, le cascate. Sì. Qua un uomo normale morirebbe per da che il salto è. Solo Rubber non morirebbe. Vabbè. Lui non si fa nulla a quelli fortissimi come lui, tipo Zoro, così. Si fanno male, ma non troppo. Okay. Perché non è comunque di gomma, quindi Ok, l'abbiamo fatto, cioè l'abbiamo fatto senza morire. Sì. Oddio, spero di non morire perché qua iniziano a farci un po' complicati tra un ostacolo e l'altro. Sì, ovviamente si complica. Oddio, no! Gli speciali sono queste. Sono, aspetta, come si chiamava questa che non mi ricordo? Quella là di Buggy, la ragazza Alvida. Alvida, sì, ecco. Alvida, che era la cicciona che diventava poi... No, non è la cicciottella. No, è enorme, è una cicciona gigantesca che poi, mangiando il frutto quello del scivolare e della pelle scivolosa, diventava anche tutta figa. Io me la ricordavo che già che fosse magra. No, nelle prime puntate. Me la ricordo nella sigla. Che era mezza cicciona, me la ricordo nella sigla. Sì, no, era proprio una balena, era gigante, era obesa. È una cosa stratosferica. Però la devo uccidere, purtroppo. Sì. Non so se Zoro potrebbe tagliarla. Boh, forse sì, perché è scivolosa, però boh, forse. Comunque, il. Non te la ricordi? È il primissimo avversario di Ruby. Sì, ma te l'ho detto, anche. Non mi ricordavo fosse. Sì. Però sì, con Kobe, sì. Sì, esatto, quello. Ma devo ucciderla o non ho capito? Devo ucciderla o no? Boh. Ah, non posso neanche andare a scivolare perché che... lei ha quel potere di scivolare, anche se anche comunque anche in difesa è potente, perché la pelle che muoio io. È bello che non posso neanche non posso neanche scavalcarlo perché devo uccidere per forza lei, quindi. Ah no, posso scavalcare. No, non mi fa andare avanti. Dovrai batterla sicuramente. Il problema è come? Con Rubber o con lei? Devi riuscire. No, la può colpire anche lui. Non so se potrebbe tagliarla originariamente, cioè nella storia, in quel punto lì, però probabilmente sì. Cioè, devi comunque riuscire a colpirla. Perché lei ha una pelle super scivolosa, però. Il problema è che però c'ho probabilmente... già poca vita. Forse era meglio se iniziavo con Rubber. Ma perché avevi fatto parecchio livello con Zoro già prima, no? Sì, nella scorsa parte. Infatti, sì. Già per morire. Aspetta, io ti direi usare tecniche, non so se Eccola l'hai già qua. Imparato a usare. Ok. Forse con questa qua. Con la vedi, modalità un pochino super power-up. Zumagari, sì, era, l'ho visto, era Achille del Granchio. Ushibari, corna del toro, l'ho visto, corna del toro. E però il problema è quando colpirlo. Perché non ho ancora capito come in chi mi sembra, aspetta. Sì, hai visto, la chela del grande non lo toro. Sì, quello lo era, mi aspetta il nome originale. Sì, mi sembra che è quello, Zumagari o una cosa del genere. Quello sì, il toro. Sì. Invece il corna del toro è Ushibari. Però poi il problema è quando devo colpirla in volo, in ma forse non la vedi. Forse non la colpisci proprio perché è scivolosa, però mi sembra strano. Con Zoro sono morto. Adesso vediamo, ma non è che per gli altri è tanto diverso, Cioè, è scivolosa proprio lei, quindi... Forse dovevo morire per forza. Inchinatemi a me. No, non penso. Non penso proprio. Vediamo che dice Zoro. No, mi fa ricominciare. Però con zero vita come faccio? Non può combattere, grazie. Come faccio
a switchare con Ruffy? Non lo so. Quindi mi tocca per forza iniziare con Rapp. Ah, eccolo qua, mi fa iniziare l'albero. Okay. Devi riuscire a colpirlo. Ma come? Perché anche Rubber è in modalità. Eccola qua, con Rubber allora devo iniziare. Sì. Sì, strano che lui non scivoli, cioè anche le spade dovrebbero essere uguali, cioè non dovrebbe esserci differenza sul colpirlo. Lei è soltanto super scivolosa. Non ti ricordi che essendo super scivolosa non lo prendi? Che anche Zoro quando è super scivoloso non riesce a colpirlo. Sì, però non ha mai tentato di colpirla con le spade a lei. Intendo. Mi ricordo che, come si chiama, quello Lidl, quello l'uomo pesce che era scivoloso, lui non riusciva a colpirlo. Ah, ecco. Quello lì velenoso, ricordi? Allora... Vabbè, non è possibile che manderà a spediarlo, dici? No. Ma quello lì è successo. Quello lì è nel New World, quindi qua quando hanno fatto sto gioco non si sapeva ancora. Quindi. Ma anche qua penso. Lasciando star là. Ma anche qui penso che possa farcela. Ma devo fare qualche presa, un po' colpirla, ma strano comunque che... Cioè non dovrebbe avere problemi di quel genere, cioè la spada dovrebbe poter più o meno colpire. Dici sì, forse di metallo più facile che scivola. Ah, devo colpirla in volo allora. Forse. Di solito è sempre così, che quando Zoro non riesce a fare un avversario, Luffy sì, è perché lui ha il potere che può colpirlo, se no era uguale. Il problema è che non possiamo starci qua tutto il giorno, tutta la sera. Infatti. Poi va a finire che se muoio, cioè non lo devo rifare in tutto il livello, quindi... Sì. Come fare? Ma un po' l'avevi colpita una volta, no? Sì, ma quando ero in modalità super power up. Ah, ecco. Ma come si carica quella modalità? Lì c'aveva... Sì, c'ho l'esperienza, se l'hai vista. Ah. C'avevo l'hai vista, ma... No, perché... e non si può ricaricare, tipo. No, non penso. Sai quando? Quando prendi il log pose durante... con i forzieri. Penso. Sì. Devo colpirla quando è in volo. Vedi, allora vedi, non cambia molto tra l'utile e Zoe. Eccola qua, l'ho colpita in volo. Vedi, sì, in volo, sì. Che con lui gli avevi fatto tutte le tecniche, più che altro. Magari dovrei vedere se potevi colpirla con una tecnica volante, tipo quella, il corvo, quella là, aspetta, come si chiama? Adesso me lo ricordavo, mi sfugge. No, è morto anche di lui. Quella lì... Caccia al demone corvo. No, forse era quella per... cosa? Adesso non mi viene. Aspetta un attimo che non so che non... Mi sa che dovremmo fermare perché qua non riesco a capire. Come batterla sta qua? Ma adesso che, cioè, avendo perso, cosa succede? No, hai più dei continue? Penso che ricominciamo da qua. Sì. Perché avendo salvato prima della fine di qua. Sì. Cosa, aspetta un attimo, vediamo. Accidenti, non può essere? Hai perso? Non ho capito. Infatti. Non so. Ma adesso... non c'è ancora un peletto di vita per... Sì, ma non capisco perché lei mi abbia fatto vedere quell'immagine. Gardami Dori era quella del granchio. Invece, vedi, non era, quella lì era l'altra, quella lì, infatti, ecco perché non mi ricordavo. Gardami Dori, adesso mi sfuggiva. Invece, Karazuma Gari è proprio il fatto che mi era confuso. Ma questo è prima, proprio un boss stage o solo la prima parte dello stage? Cioè, non si capisce. Non lo so, questo non lo so. No, m'ha colpito.
qua non si capisce niente qua. Continuare sì, per forza. Ma con chi mi fai con... Ah, con Rubber, ok. Quanta vita mi dai? Ah, tutta la vita, ok. Tutte le sfere anche power up. Forse era meglio iniziare con Rubber dall'inizio. Però vabbè, non lo sapevamo. Sì. Ma forse col... lui e Zoro dovrebbero avere una tecnica aerea, ma ce l'ha, magari, se sa, però non so, una tecnica speciale, tipo Kazuma Gari, quello lì, caccia il demone corvo. Forse devo prenderla solo quando è in volo, boh. Ok, bello! Quando è in volo. Però di fianco c'è una barra con tre mani, non so che cosa voglia dire. Boh. Il gioco neanche mi aiuta, perché di solito dovrebbe aiutare queste cose. Cavolo, mi ha già tolto mezza vita. Infatti vedi, ti colpisce lei, a parte che non dovrebbe farti niente con la mazza, perché Luffy se l'è presa, cioè Luffy è immune per la mazza lì. Ah, vedi, la della riesce a colpire a volte, infatti. Però non capisco cosa devo fare dopo con te. Gom, oh no, lascia Gangnam, l'hai colpita con quella. Ho capito, grazie. Però non capisco dopo cosa devo fare per terra. Cioè, una volta colpita... Ma lei la sua vita la vedi da qualche parte? Non capisco cosa dove... Ah, ecco, allora, vabbè, a forza di colpirla la batterai, penso. C'ho solo una di fianco, una barretta con tre, con scritto tre... È un simbolo delle mani, se vedi, anche sì. Tua. Sì, è vero. Non capisco cosa vogliono dire. Sì, è proprio una barra, anche quella lì. Cioè, non so neanche io come devo fare le prese, poi, Sì. Non lo so, infatti. Devo cercare di fare il contentismo giusto. Ecco, no, appena ho parlato, il contentismo giusto non mi ha fatto bene. Oh, forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta. Sì. Accidenti, non può essere, vedi, forse sai che il boss già c'ha tre fasi, forse. Ah, ecco, sì. Sì, comunque andrà colpita in quel modo lì, infatti. Usa abilità speciale di Zoro. Cioè? Vediamo, interessante. Vedi, è un po' strano che ti passa attraverso quando usi quelle tecniche lì. Ah, forse quando è in volo devo colpire. Non hai una tecnica che va sul basso mentre è in volo? Sì, quella. Eccola qua, l'ho colpito. Sì. Sì, vedi, la può colpire anche lui, non è che... Ma spero che sia solo questo boss... E che gli dai solo un colpo. Spero che facendo così il boss stage finisca così. Cioè che non vada avanti, sì, perché altrimenti lo finisce. Ecco, la colpita così... Ok, ce l'abbiamo la colpita. Sì. Vai, fatto, dai che abbiamo capito come fare. Perché essendo che non avevo più le sfere, non capivo... Sì. Forse la devo colpire mentre ero in volo come avevamo... capito più come avevamo presupposto allora. Hanno fatto trovato sto modo perché non la puoi colpire abbiamo di base perché è scivoloso. Sì, abbiamo finito. Sì. Mamma, meno male. Sì. Diciamo che era il boss della zona allora. Praticamente sì. Al vita. Poi chi c'era da altro? C'era quello della tigre?
Di quali? Ah no, di Baggy, sì. Ma c'era Moji e Kabaji, quello Moji è il domatore di bestie, che c'ha il leone, che c'ha Eh sì, Ricci. che c'è il Leone, leone. Kabaji e lo spada. Eh sì, è lo spadaccino, è Kabaji lo spadaccino giocoliere praticamente. Quindi gli altri due che avremo nella zona di buggy saranno loro due. Forse, Ora mi sì. posso riposare un po', Fazzotto. Eh sì, ovvio. Che sì, l'altro è lo spadaccino, Niente quello là, ragazzi, ma se quello vi è lì non. piaciuta la parte mi piace, scusate se abbiamo giocato un po' la cavolo, ma siccome io e lui sono 10 anni, Ma è così. è da tanti anni che non giochiamo sto gioco. Abbiamo dovuto Sì, cercare di infatti, no, ma capire si è da soli fatti com'era così il sto gioco. gioco. Perché io Sì, ma cerco. è perché è un platform, devi capire, sì. Vedevamo che quando scivolava non si colpiva, l'unico modo. Ho provato, quindi Eh ci sì. siamo detti, proviamo a saltare, a colpire mentre è in volo allora. Perché questo non è un picchiaduro, è un gioco Da così platform, ma intuizione. trovate la strategia, cioè. Eh E ce l'abbiamo sì, fatta infatti. ragazzi, niente, se vi è piaciuto un attimo, se mi piace iscriviteci, ciao! Ciao!